ci interessava, perché noi quotidianamente combattiamo, diciamo, con i problemi degli animali, soprattutto i problemi degli animali, penso che il problema fondamentale siano gli animali, chi ruota intorno al circuito, perché avendo delle persone competenti, penso che tanti problemi potrebbero essere risolti direttamente dalle istituzioni. Comunque, noi ci siamo, partiremo con questo servizio che naturalmente oggi lo presenteremo, però il servizio deve essere naturalmente ben progettato. Giustamente la vettura l'abbiamo acquistata, dobbiamo ringraziare Marco, che ha messo dei fondi propri, ci ha permesso di acquistarla, però ancora dobbiamo dotarla di un'assicurazione e ancora dobbiamo naturalmente anche prevedere una serie di convenzioni. Questo naturalmente ci dovrà dare una grossa mano Margherita, tanto del comune, perché giustamente se noi troviamo un animale ferito, cosa ne facciamo? Quindi dovremmo predisporre, disporre un sistema in cui noi possiamo portare questi animali per il veterinario convenzionale. Quindi chiederemo naturalmente di trovare il veterinario convenzionale, chiederemo anche al comune che ci venga a dare una mano anche per quanto riguarda le spese di gestione di questa vettura, perché noi siamo volontari, abbiamo messo il nostro tempo, abbiamo messo il mezzo, lo facciamo con il cuore, però giustamente un po' di fondi propri possiamo anche mettere, però se qualcuno ci dà una mano, ben bene, quindi chiedo anche in questa sede, se possibile, magari avere anche questo tipo di conforto. Poi niente, cos'altro? È un servizio che la città di Viterbo non ha mai avuto. Partiremo, speriamo che facciamo la nostra buona figura. E quindi ringrazio soprattutto anche le persone che hanno partecipato alla cena, che hanno permesso magari questo acquisto di questa vettura. Qualcuno già ci ha detto la potevate comprare più grossa, sì, la potevamo comprare più grossa, giusto, però tutto a livello volontario, metà dei fondi sono stati presi dalla SIAE su circa 1.300 euro della cena di beneficenza, circa 565 euro se li è presi la SIA. Giustamente potevano essere anche dei soldi che venivano destinati magari alle assicurazioni o ad altre cose, però la legge dice questo e noi dobbiamo fare dentro questo che dice la legge. Speriamo che i cittadini di Viterbo ci diano una mano, noi siamo a disposizione per qualunque cosa, per noi non vogliamo niente, facciamo tutto per gli animali. Ringrazio tutti e in bocca al lupo per tutto quanto. Allora, innanzitutto in bocca al lupo lo dico a voi, perché è carina anche come espressione. Quello che mi fa felice è vedere comunque un coordinamento in questa situazione. E sicuramente è un progetto valido che riusciremo senza dubbio a portare avanti, a strutturare e portare avanti. Io non faccio altro che ringraziarvi, perché senza di voi sicuramente non sarebbe stato potuto essere realizzato. Vi siete impegnati, vi siete impegnati per la città di Viterbo e soprattutto per gli animali. E questo vi fa onore, e spero di avervi sempre accanto comunque e di essere sostenuta anche io da voi, perché sicuramente ne avrò bisogno. Grazie a tutti e grazie a voi. Grazie Leonardo, grazie veramente di cuore, perché so che tu lo fai con amore, veramente con amore, solo quello ti spinge a portare avanti determinate situazioni. Grazie Maria, scusate, io vi rubo ancora un attimo l'attenzione perché vorrei darvi, la stampa, volevo darvi i numeri di riferimento per quanto riguarda il servizio di soccorso. Allora, vedo lentamente, 377 46 50 730, poi 347 57 58 520 ed infine 393 95 33 012. Questi sono i numeri, chiaramente non da domattina, come diceva giustamente il Presidente, perché ci stiamo ancora organizzando, non bisogna ancora di 15-20 giorni affinché sia
attuando un progetto alla perfezione, e quindi poi saremo operanti sul territorio per quanto riguarda il soccorso. E invece per la gioia di Ruba ancora un attimo, perché questo purtroppo noi abbiamo sempre un calderone che bolle, gli animalisti abbiamo sempre questo calderone, e per tutte le, vedo che c'è qualche persona che ha delle colonie feline, il prossimo passo di Rifido di Fido è anche mio in primis, perché sono idee che partoriamo insieme, è il supermercato. Carino, eh? Noi facciamo queste cose, la banda ambulanza, il cane d'anno, il supermercato è una cosa che interesserà tutti quelli che sono titolari di colonia felina, e sarà attuato a breve, qualche giorno, perché purtroppo eccoci qui, noi siamo in tre, e in tre purtroppo lavoriamo tutti i giorni, tutti quanti, quindi abbiamo delle difficoltà oggettive, ma il supermercato sarà un semplice, è un cestino che sarà posizionato tutti i supermercati di Viterbo, e ogni colonia felina riferita a quel supermercato potrà recarsi una volta a settimana e prendere quello che le persone che fanno spesa vorranno cortesemente lasciare nel cestino. Sarà pubblicizzato a mezzo stampa, sarà pubblicizzato con un cartello sopra il cestino, quindi la persona che va a fare spesa la prima volta lo vede, la seconda chiaramente ci lascia una scatoletta da 10 centesimi. Fiscalmente parlando, l'obiettivo è stato superato grazie a un piccolo escamotage legalissimo, verrà contabilizzato al di fuori della spesa effettuata, gli scontrini verranno messi in una bustina, e quando la signora e il signore che si recherà a prendere il titolare chiaramente regolare di colonia felina, detentore di colonia felina, andrà a prendere una volta a settimana quello che la cittadinanza sarà stata così cortese da avergli regalato, avrà gli scontrini, e quindi in quel momento il bene uscirà scontrinato e legalmente autorizzato. È uno scavolaggio che abbiamo dovuto organizzare con i supermercati. Quindi quasi tutti hanno aderito, i negozi di animali, i supermercati hanno quasi tutti aderito, partirà tra breve il tempo di acquistare i cestelli e di realizzare l'apposito messaggio che dovrà essere apposto sopra. E questo dovrà essere un grande incentivo per tutti quelli che hanno dei grandi problemi. Io vi posso garantire che ormai sono 5 mesi che mi trovo in comune ad occuparmi dei canili e degli animali, e vi posso garantire che le famose gattare, quelle che dovrebbero andare a gattare, spendono tantissimi soldi di tasca propria per mantenere questi piccoli animali, e questo farà sì che gli verrà abbattuta la grossa spesa. Questo è il nostro prossimo progetto, che fine mese credo che sarà attuativo. Un'altra cosa volevo dire solo, e questo lo chiedo ai giornalisti proprio, vorrei fare un appello proprio a tutta la città e dire: chi volesse associarsi a Mi Fido di Fido troverà sicuramente delle persone che l'accoglieranno e che gli insegneranno ad avere un rispetto per gli animali, che sicuramente vi farà crescere anche a livello di sentimenti. Volevo lasciare un attimo la parola ancora alla vicepresidente, perché vi presenterà un altro progetto ancora che sta partendo e si farà a breve termine. Grazie. Sì, infatti colgo l'occasione per ricordare a tutti che il 1° di marzo la nostra associazione sta organizzando un corso di PLS, ovvero sia di primo soccorso veterinario, con due dottoresse che con l'ausilio di un manichino ci faranno vedere quali sono le manovre per salvare la vita a animali che possiamo trovare incidentali o comunque che sono subito un incidente. È un corso, secondo me, che rientra proprio al 100% nel discorso che abbiamo fatto finora, anche di presentazione di questo mezzo di trasporto, perché ci rende operatori principali, attori principali della salvaguardia degli animali che possiamo trovare investiti comunque che siano in difficoltà. Quindi rinnovo a prendere contatti con la nostra associazione qualora vogliate o qualcuno vicino a voi voglia partecipare a questo corso, che secondo me è una bellissima iniziativa, oltre alle tante insomma che abbiamo la fortuna di presentarvi. Grazie ancora. Se ci sono domande, prego. Impiantate al canile di Bagnaia. Sì, grazie di questa cosa. Ci speravo, francamente. Non l'ho detto, ma ci speravo. Le telecamere sono state messe
due settimane dopo dall'organizzazione della cena. Il servizio offerto ha fatto sì che dal giorno in cui sono state impiantate le telecamere un solo cane è morto, ma perché purtroppo aveva già dei precedenti danni fisici enormi, perché questo avvelenamento da fosforo di zinco non uccide l'animale immediatamente, ma gli lascia la possibilità di godere di questo avvelenamento per circa un mese. Se il cane è robusto, se il cane invece è malandato, due settimane, ma due settimane che vi garantisco, credetemi, vedere i cani avvelenati al fosforo di zinco è terribile. Sono cani ridotti in condizioni pietose e vivono un mese di sofferenza. Quindi l'unico cane morto da quel giorno è morto perché purtroppo era stato precedentemente avvelenato. Le telecamere installate per il momento sono segrete, però sono quattro di collegamento visivo e alcune sono sparse per il monte, diciamo la montagna che sovrasta il Carrillo, perché sono posti dove questa persona agevolmente arrivava al Carrillo, quindi sono strasegrete e anche gli stessi operatori, tranne la signora Del Lino che era responsabile e io, conosciamo l'esistenza. Quindi e lo lasciamo così perché sembra che funzioni, però è perfettamente funzionante, viene monitorato una volta in due settimane dall'azienda che l'ha montato e io stesso intanto vado su a fare dei piccoli flashback di quello che accade e tranne i cacciatori o insomma persone che vengono a vedere i cani non succede nulla, i cani vivono adesso momenti di gioia. Grazie a te. Volevo ringraziare innanzitutto il mio collega Paolo Simoni che ci ha raggiunti adesso e che è sempre molto ben disponibile nei nostri confronti e nei miei confronti a supportarmi, ad aiutarmi e darmi sempre dei buoni consigli per quanto riguarda questa delega che il sindaco ha ritenuto opportuno darmi. Se puoi dire due parole ne sono ben felice. È veramente un grande supporto per me. Mi metto vicino a lei, ma non sei prossimo, non è. No, semplicemente vuol dire due cose. Intanto io ho partecipato alla cena in cui è stata finanziata questa cosa, mia figlia è una volontaria che fa la soffitta, da montaggio a volte, a Pinello, ma non è molto anche a volte, per cui voglio dire che ci darà una particolare, senza dubbio una particolare attenzione, devo fare investimenti. Consigliere Monica De Alessandri, che è sempre molto attenta per quello che riguarda gli animali. E il mio punto di vista è abbastanza semplice. Io sono molto chiaro, molto franco, non mi voglio trincerare dietro false cose. Secondo me noi dobbiamo trovare un modo per implementare le strutture pubbliche che tengono gli animali, questo lo dico con la massima franchezza, perché sono le uniche. Non le uniche, sono quelle che possono, non le uniche, sono quelle che possono supportare l'animale, non solo nel mantenimento del mangiare, ma anche nel mantenimento morale, far stare bene gli animali. Insomma. Io quando vado a bagnare, a stare con i cani, eccetera, vedo gli animali felici, vedo gli animali che scodinzano, che sono un incontro, che giocano, che possono legare fra loro, che possono fare vita sociale, insomma, mentre invece quando vedo altre strutture che sono a norma e trovo gli animali sono tutti quanti cattivi, non è un buon servizio. Non è un buon servizio per la comunità. Non è che uno vuole buttare soldi, non è un buon servizio per la comunità. Perché un animale che è potenzialmente aggressivo non sarà mai un buon servizio per la comunità, perché porterà dei problemi, perché non potrà mai essere adottato, perché avrà dei costi, perché una volta che sarà adottato darà problemi ai proprietari che dovranno fare certe cose. Per cui il mio supporto sarà soprattutto per cercare di creare strutture, aiutare, cioè, ma soprattutto dare una spinta a cercare strutture dove gli animali siano anche felici. Strutture anche di stallo, vogliamo usare questa parola, posso dire stallo, strutture di stallo, dove l'animale magari transita invece di essere subito ingabbiato, non transita perché sia una funzione. Ma ecco, secondo me queste sono piccole cose che possono dare il senso di una civiltà, il senso di un nuovo modo di approccio verso gli animali che dovrebbe avere questa amministrazione. Sono sicuro che Maria Rita riuscirà a fare tutte queste cose, cose non ci riuscirà.
sarà pure colpa mia perché ti voglio supportare. Se non ci riuscirà sarà colpa. Ma qui non ci sono colpe di nessuno, no, assolutamente. No. Una cosa volevo aggiungere su questa tematica che mi è stata suggerita poco fa e che praticamente non so se avete visto, ma girava ieri viralmente su, anche su Facebook, un articolo che riguardava il, appunto il, lo spostamento degli animali, il traffico che c'è dietro, dietro gli animali e le varie adozioni. Cerchiamo di fare in modo che le adozioni avvengano a livello regionale. Nel momento in cui l'animale si sposta oltre regione, non sappiamo più veramente che fine fa. Quindi per il benessere, ecco, noi siamo qui non per noi umani, ma siamo qui proprio per gli animali e questo è il nostro percorso. Dobbiamo intraprendere una strada che ci porti a far sì che l'animale stia bene, sia felice, come, dice, come diceva Paolo, quando lo vediamo scodinzolare è un atteggiamento sicuramente positivo. Ecco, per raggiungere tutti questi obiettivi sicuramente non ce la faremo in un giorno, un mese, probabilmente tante cose che sono nel calderone che si stanno progettando ci vorrà del tempo, però io mi auguro che tutti insieme possiamo collaborare e già vedo una bella fetta di persone che sono disposte sicuramente a, a fare ciò. Ecco, vorrei ringraziare la dottoressa Bruni per il suggerimento che mi ha dato proprio adesso, praticamente sul fatto, su questo fatto di poter fare adozioni a livello regionale. Ripeto, nel momento in cui diciamo, superano la barriera della regione, non sappiamo più bene la fine che fanno. Grazie, grazie a tutti, è stato un piacere avervi qui e speriamo di poter. Di poterci rincontrare a breve per farvi conoscere altri progetti che stanno partendo. Grazie mille a tutti. Altre domande? No, dico la parte ambulanza è lì, se non la portate che metto così. Sì, se la vogliamo vedere scendiamo e la variamo proprio, facciamo il varo della, della macchina. Ok, grazie a tutti. Sì, ma infatti questa guarda, bisogna guarda, bruciarla la, la banda vado più sulla sulla neve la nuova e ti dico mezzo che c'è che non è mai impantanata, no, è vero, è vero.